Maria Mantello, che ha fatto un discorso così splendido che io vorrei poter sottoscrivere al 100%. A me è stato chiesto invece di parlare di scienza, cioè che cosa la scienza d'oggi può accertare per vero o per falso di quanto aveva intuito a quei tempi Giordano Bruno. Io vorrei soltanto ricordare una definizione di Bruno fatta da uno storico della scienza famoso, il francese Alexandre Coiré, il francese di adozione. Bruno fu il precursore della cosmologia moderna. Sul suo sistema filosofico, benché prescientifico, poggiano gli sviluppi del pensiero moderno. La sua concezione era insieme potente, profetica, razionale e poetica. Avendo come base il sistema copernicano, essa lo amplia e lo supera su diversi punti. Maria Mantello ha già menzionato i punti salienti della filosofia bruniana, però vorrei dire in relazione proprio all'astronomia. Elimina la sfera celeste di matrice aristotelica, che era assolutamente una cosa sacra, cioè l'universo doveva essere chiuso in una sfera, quindi questa sfera celeste chiusa non esiste. Ci sono altri pianeti simili alla Terra, probabilmente anche abitati. L'universo è infinito e non ha un centro, anche questo è fortemente contro la filosofia aristotelica, che a quei tempi era la filosofia dominante. I mondi non sono uno solo, ma sono infiniti, sono molteplici, lo spazio ha un'omogeneità ovunque, la materia è la stessa dappertutto, è infinita ed è eterna. Ricordatevi che a quel tempo gli aristotelici ritenevano che la Terra fosse materia di scarsa qualità, mentre il resto dell'universo fosse perfetto, fosse costituito dai corpi celesti, e quindi questa distinzione con Bruno viene decisamente abbattuta. Il vuoto è una presenza reale, altro discorso fortemente contro l'aristotelismo. Perché il vuoto esiste? Perché può contenere corpi, quindi evidentemente il concetto di vuoto è accettabile. E poi il punto chiave naturalmente è che non esiste un Dio personale. Allora, può essere interessante fare un breve excursus su quello che la scienza sa oggi, quanto di ciò che Bruno aveva annunciato in modo, diciamo, intuitivo, può trovare una conferma nelle conoscenze odierne, teoriche o sperimentali. Diciamo subito che nel Novecento nel settore astronomico sono stati fatti enormi progressi, abbiamo capito molte cose dell'universo che soltanto 30 anni fa erano ancora oscure, però prima di tutto va detto che più si capisce dell'universo, più ci si rende conto che c'è da capire di più e il compito diventa via via più arduo. Vorrei elencare brevemente i punti sui quali la scienza oggi ha le idee abbastanza chiare e che sono in larga parte concordi con le intuizioni di Bruno. Primo, si pensa, sono sei punti che vi faccio, si pensa che ci siano pianeti simili alla Terra almeno a centinaia nel solo universo che noi conosciamo. Oggi partono delle sonde per lo spazio nelle quali si andrà a verificare sperimentalmente se effettivamente questa stima, che è una stima probabilistica, è valida. Secondo punto, l'universo non è affatto un oggetto statico, l'universo è un insieme in espansione continua. Questa è una nozione che non è un'ipotesi, perché è stata verificata in modo decisivo dal fatto che si è osservato che le galassie sono in fuga nello spazio e che l'universo si va di fatto espandendo. Senza entrare nei particolari, oggi possiamo dire che l'universo che noi riusciamo a studiare, a osservare, ha la bellezza di 13,7 miliardi di anni luce come confine, 13,7 miliardi di anni luce come confine osservabile. Quello che c'è al di là ovviamente non lo possiamo neanche immaginare. Questo porta subito a porre una serie di domande. C'è qualcosa al di là del presente confine da noi osservabile? Fino a quando l'espansione dell'universo, fatto accertato con sicurezza sperimentale,
durerà, avrà una fine o sarà eterna. Infine, l'universo in cui viviamo è uno oppure ne esistono altri paralleli, indipendenti, magari con leggi fisiche completamente diverse dalle nostre? Il terzo punto, che oggi è un punto quasi fermo, è il concetto di Big Bang. Cioè George Gamow, famoso scienziato, sulla base dell'espansione dell'universo, scoperta sperimentalmente dagli studi di Hubble con l'analisi delle galassie, cosa propone Gamow? Il Big Bang credo che lo conoscano tutti, che ci fu un momento iniziale in cui l'intero esistente era tutto concentrato in un punto, quindi massa, energia, tutto quello che in seguito diventa l'universo, e che a un dato punto, questo punto che si chiama punto di singolarità, esplode e comincia a formarsi l'universo. Lo spazio e il tempo nascono da quel momento. Quarto punto, fotografie dell'universo embrionale prese da un nostro collega di Roma, Paolo De Bernardis, con una tecnica estremamente interessante, dall'Antartide si è potuto fotografare com'era l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang. 380.000 anni su una scala di 13,7 miliardi di anni sono assolutamente niente, e si scopre che l'universo ha una massa che risulta molto più grande di quella che era stata inizialmente ritenuta presente. Se la massa dell'universo fosse stata come si riteneva che fosse, cioè quella che noi possiamo vedere e misurare, l'universo avrebbe avuto un'espansione eterna, avrebbe continuato a espandersi per sempre. Invece le misure e le fotografie dell'universo embrionale danno un risultato molto interessante. Si scopre che la vera massa dell'universo complessiva è molto più grande, circa 20 volte di quello che si riteneva prima, e che quindi l'universo non potrebbe non espandersi all'infinito, potrebbe arrivare a una specie di stagnazione, cioè potrebbe arrivare a un punto in cui non si espande più. Quindi l'universo potrebbe avere una grandezza che tende all'infinito, potrebbe invece tendere a una finitezza. Questo è un problema chiaramente aperto.